Bene, buongiorno a tutti, vi ringrazio di essere, di avermi omaggiato con la vostra presenza e mi fa molto piacere perché, come dire, la mission, la situazione che va molto di moda di questa iniziativa è proprio quella di un confronto di lettori fra lettori. Io anche a costo di ripetermi, di sembrare un pochettino, di essere stucchevole con questa cosa qua, però tutte le volte lo dico, generalmente queste iniziative sono affidate a persone che hanno dei titoli riconosciuti oggettivamente per svolgere. Io non ho titoli, l'unico titolo che ho è quello di essere un lettore e di amare profondamente quello che leggo. E quindi, siccome la lettura, come può essere un momento di grandissima condivisione, e allora abbiamo pensato con la biblioteca e con l'assessorato di sviluppare alcune iniziative intorno al mondo dei libri. Qualche tempo fa le facevamo intorno ai libri non più di moda, non più attuali, anche se comunque del mercato contemporaneo, che correvano il rischio di essere dimenticati e che forse valeva la pena recuperare, ma poi ci siamo posti un quesito relativo ad alcune grandi opere che forse valeva la pena, soprattutto in un mercato editoriale che poi è sempre più massiccio, più ampio, più trasmesso e veicolato con tanti mezzi anche talvolta inadeguati, se valeva anche la pena di recuperare in maniera, se vogliamo, divertita alcune grandi opere che corrono il rischio di essere non dico dimenticate perché non è possibile, ormai siamo nel mondo dei classici, ma che corrono un altro rischio. Ci sono opere infatti che molto spesso, come sono talmente famose, sono appunto talmente eterne da essere classici, vengono date per dette. Magari se ne conosce un pezzettino per via traverso, si conosce la tematica o si viene a conoscenza della tematica e dell'oggetto attraverso i percorsi più strani e più eterogenei, e è quella cosa che si dà per letta. E probabilmente dal punto di vista dei contenuti anche chi non l'ha letto sa benissimo che cos'è David Copperfield di Dickens. Fra le altre cose, i brillanti mezzi tecnologici della biblioteca non ci consentono di aprire il nostro incontro con una cosa che mi sarebbe piaciuto utilizzare, e cioè un filmato d'epoca, perché il David Copperfield fu oggetto di un bellissimo sceneggiato televisivo. Io non so se lo considero bellissimo perché all'epoca avevo intorno ai 10 anni, quindi c'era la nostalgia che compromette sempre tutto, o se in realtà era davvero bellissimo. Ho la sensazione che fosse davvero bellissimo, si avvaleva della presenza di alcuni attori che poi, in taluni casi, dico solo uno, Giancarlo Giannini, sarebbero diventati protagonisti assoluti del cinema e anche in alcuni casi del teatro italiano, la Capodoglio per esempio. Si avvaleva dell'ottima regia un grande professionista della televisione che era Anton Giulio Maiano. Le musiche erano di Liz Ortolani, che comunque una presenza importante nel panorama della musica italiana. E udite, udite, negli anni 60, metà anni 60, era uno sceneggiato che viaggiava 15 milioni di spettatori a puntata. Che voglio dire, verissimo tutto quello che si vuole, compreso il fatto che c'era solo quella di televisione, non c'erano televisioni commerciali, e c'era solo il canale 1 tra l'altro, non c'era ancora il 2, c'era solo un canale televisivo. Vabbè, ma se il fatto che ci fosse un solo canale televisivo permetteva scelte culturalmente avanzate, ben venga il monopolio, perché in effetti questa è una nota a margine, no? La degenerazione della televisione abbiamo cominciato a viverla nel momento in cui è diventata una merce in un mercato sempre più vasto, e quindi bisognava in qualche modo venderla per creare contatti pubblicitari e quant'altro, e quindi il livello, c'è una specie di forza di gravità anche in queste vicende, come è noto, non porta verso l'alto la forza di gravità, ma porta verso il basso. Il livellamento è sempre all'insufficienza, è sempre verso il peggio, non verso il meglio. E perché ho, e in
quegli anni, in effetti, molta gente si avvicinò alla letteratura anche grazie agli sceneggiati. Io ricordo Murino, Gian Paolo Pacchelli, I Promessi Sposi, c'erano, addirittura fecero anche i russi, c'erano i fratelli Karamazov, c'era uno splendido Corrado Pani, c'erano, erano cose di un certo livello, fine della nota a margine, che però anche qui cosa può essere, qual era il rischio? Da un lato c'era il vantaggio, molta gente alla fine, questo è assodato e acclarato, lo si trova scritto, molta gente alla fine poi I Promessi Sposi se li eletti davvero perché aveva visto la trasmissione con la, ma, mi ricordo, la Paola Pitagora, se non ricordo male, e quell'altro poi, vabbè. Molti altri però non si sono mai avvicinati all'opera perché già letta, perché già. E questo è il rischio, no, che si poteva correre e che valeva la pena di correre comunque, e che credo sia avvenuto anche, che si sia verificato anche per quanto riguarda il David Copperfield. Ma il David Copperfield poi è un altro libro, io ogni tanto la dico questa storia qua, e chi me l'ha già sentita dire probabilmente mi considererà una persona corta di argomenti, che quindi deve riciclare sempre le stesse considerazioni, però la ritengo significativa, la ritengo importante nella costruzione della storia di un'epoca alla quale io guardo con una nostalgia. Qui c'è un amico che mi accusa spesso di essere un nostalgico, io guardo con molta nostalgia. E vabbè, cosa volete che vi dica? Io sono davvero convinto, per usare un'espressione trita di trita, che si stava meglio quando si parla di mezzo. Sarà con 70 anni, ma così, a occhio, siccome ho anche dei figli adolescenti, quindi vedo un pochettino le cose, ho la sensazione che si stava davvero meglio quando si stava meglio. E il David Copperfield, che è considerato anche sotto certi punti di vista in talune circostanze un classico che si può affidare ai ragazzi piccoli e giovani e quant'altro, ai ragazzini, ha subito anche un grande abuso. E cioè, essendo il David Copperfield, qui c'è l'edizione dell'Einaudi di un migliaio di pagine, no? Come vedete in biblioteca ne hanno più copie, questo peraltro con la tradizione pavese, e chiaramente pensare di affidare un romanzo di questo tipo a un ragazzo delle medie era un'impresa, anche allora che eravamo un pochettino più attenti a questo genere di tematiche, era un'impresa, come dire, estremamente faticosa, che avrebbe disarmato anche i più agguerriti e propensi lettori. E allora giravano le edizioni per ragazzi, dove un'opera di questo tipo veniva ridotta a un qualcosa di centinaio di pagine, illustrazioni comprese, molto spesso realizzata da qualche oscuro redattore che per un pezzo di pane raffermo faceva dei tagli assolutamente arbitrari, veniva tolta tutto l'impianto letterario, tutta la costruzione prosaica dell'opera, e la si riduceva a mettere insieme in qualche modo tutta la serie di indizi che rendessero più o meno comprensibile quella che era la vicenda. Anche qui cosa succedeva? Che in effetti tu, come dire, se poco o poco avevi un pochino di dimestichezza con i libri, ti trovavi a 14, 15, 16 anni che pensavi di Copperfield averlo già letto, perché avevi letto a 11 anni e dove c'erano belle immagini, uno della mia età poi addirittura l'aveva visto un po' in televisione, in bianco e nero, meraviglioso, no? E anche Anna Maria Guarnieri, c'era, che poi è diventata grande attrice teatrale, Anna Maria Guarnieri. E quindi un po' l'avevi visto, un po' avevi letto l'edizione cartonata con le belle immagini a colori, voilà, il David Copperfield era letto. Anche perché, come dire, nel novero delle possibilità che ci vengono offerte in lettura, beh, insomma, uno, per quanto legga, l'unica considerazione finale della quale non dovrà mai pentirsi, perché è la più fondata, è che per quanto legga non riuscirà mai a leggere tutto ciò che vorrebbe leggere e tutto ciò che viene proposto, un po' per intendersi l'attività di nuotare l'Oceano Atlantico con un cucchiaino, puoi metterti neanche tutta la vita, ma ben difficilmente riuscirà a leggere. Personalmente ho avuto un grande colpo di fortuna, perché io ho fatto questa riflessione, letto, ho avuto un grande colpo di fortuna, cioè per una serie di ragioni per conto terzi, che non avevano il tempo materiale di impiegare tutta
tutto questo tempo che avrebbe richiesto la lettura del libro, ma erano necessitati a farlo per sostenere degli esami universitari, cioè, quindi diversi testi da leggere. Questa persona mi diceva: leggimelo tu, fai una cortesia, e poi è anche un gesto di fiducia. E allora, alla non più giovanissima età, intorno ai 28-30 anni, mi sono trovato a leggere. Mi sono innamorato di Dickens e ho letto tutto. Dickens è un personaggio, è uno dei più grandi scrittori inglesi, e opera intorno alla metà dell'8000 e del 1800. Nasce in una famiglia piccolo borghese, il padre è, non mi ricordo, ha un'attività comunque professionale, non è una famiglia povera, non è una famiglia non abbiente, ma si trova comunque, anche per il fatto che comunque sono 8 figli, ad essere oberato dai debiti. Per questa ragione il padre di Dickens verrà incarcerato, perché all'epoca in Inghilterra si poteva incarcerare per debiti, e verrà incarcerato, e in carcere verrà raggiunto dai suoi familiari, perché all'epoca tu andavi in carcere, però potevano raggiungerti anche i familiari. Charles Dickens quindi deve interrompere i suoi studi per questo motivo, per il motivo di una grandissima tragedia economica, e deve cominciare a lavorare come operaio semplicissimo nella Londra, nell'Inghilterra della metà dell'intero. Cioè, anche no, 30-35. E quando il papà, per una di quelle fortune che riserva il destino, cioè gli muore un congiunto addirittura che non fosse la madre, e quindi viene in possesso di una certa eredità, e quindi viene scarcerato, no? Non per questo a Dickens la famiglia consente di piantare quel lavoro e di ricominciare la sua vita ordinaria. In realtà lo mandano, lui continua a lavorare in questa fabbrica anche perché è di un lontano parente, no? È una cosa che in qualche modo non perdonerà mai la sua famiglia. Dopodiché però, siccome l'uomo in qualche modo è particolarmente coinvolto, particolarmente stimolato da tutto quanto riguarda le lettere, la scrittura e quant'altro, trova un impiego come cronista parlamentare, e da lì comincia una carriera, no? che è improntata al grandissimo successo al grandissimo successo. E in effetti già la sua prima opera, che è il Circolo Pickwick, gli riserva immediatamente un grandissimo successo di pubblico. Cioè Dickens viene straletto da tutti, e così sarà per sostanzialmente tutte le sue opere, che sviluppano in un qualche modo per la prima volta una cosa che si può definire il romanzo sociale, perché Dickens, anche in virtù della sua esperienza personale, diretta, faticosa, dolorosa, umiliante, affronterà tutte queste problematiche, non solo, e non in maniera così esaustiva come in altre, nel David Copperfield, che è comunque sostanzialmente una forma di romanzo autobiografico o autobiografia talmente romanzata da diventare un romanzo che però in un qualche modo ci si trova dentro tutta la vicenda umana di Dickens. E nei suoi romanzi racconterà tutto lo scenario complesso del primo industrialismo inglese, di questa borghesia urbana, con i suoi moralismi, con le sue doppiezze, con le sue ipocrisie, il tutto improntato ad una forza espressiva vivace, talvolta che molto spesso ricorre all'esagerazione dei caratteri, esagerato in termini di comicità, esagerato in termini di drammaticità, una grande esagerazione, l'esagerazione che può, per intenderci, che può sviluppare
la lente del microscopio quando sotto ci mettiamo il vetrino con dentro il microbo. Ma se la lente del microscopio non facesse, non assolvesse la funzione di esagerare, di portare all'estremo, beh, verrebbe meno rispetto al suo compito, che è quello di consentirci di vedere ingrandita, esagerata, una cosa che altrimenti non vedremo. Un altro aspetto assolutamente interessante è che i romanzi di Dickinson sostanzialmente in prima battuta, in prima uscita, in prima edizione, uscivano a dispensa nei giornali. Ovvero potremmo dire, chiaramente consentitemi, e ricordiamoci quello che dicevo prima, si scherza, non è, ma in un qualche modo era, con ben altri contenuti, il Dynasty o il Dallas del 1800, il romanzo suo, che per questo aveva un immediato e grandissimo successo di pubblico. Nemmeno Dickens stesso, al di là delle coordinate complessive, no, per intenderci, David Copperfield, della biografia di David Copperfield, ma nemmeno, quindi questo è il plot visto complessivamente, ma nemmeno lui sapeva bene come si sarebbe sviluppato successivamente. È inutile dire che grazie a questo impegno ebbe modo di diventare ricchissimo nella fase centrale della sua vita. Mi piace, chi c'era ricorderà che a proposito di Dostoevskij, ho voluto riportare alcune opinioni, alcune chiavi di lettura di grandi scrittori, no? Tra cui quella che ho amato di più era quella di Pasolini, a proposito del Delitto e Castigo. Mi piace oggi anche qui regalarvi alcune citazioni che secondo me sono particolarmente illuminanti su quest'opera. La prima è di Charles Dickens stesso, che interpellato sostiene: di tutti i miei libri amo soprattutto David Copperfield. Nessuno potrà mai, leggendola, credere in questa narrazione più di quanto non vi abbia creduto io mentre la scrivevo, che vuol dire due cose. Primo, nessuno può crederci più di lui perché lui l'ha vissuta davvero. Secondo, questo grande rapporto di complicità con il lettore, sul quale però torniamo in un secondo momento, che è l'aspetto, diciamo, essenziale di quello che vorrei in un qualche modo trasmettere. Il grande visionario e così contemporaneo nostro, perché stiamo vivendo sostanzialmente ciò che inventò nel 1948 George Orwell, l'autore del Grande Fratello, classico, non la televisione. Quando Dickens descrive una cosa una volta, la si vede per tutta la vita. Ma anche Tommaso di Lampedusa diede una definizione estremamente interessante, sostenendo: il regno di Dickens è il realismo magico. È un regno di infinita attrattiva, è un regno difficilissimo da governare. Al centro di questo regno domina come un sole Londra, che più che una città è una foresta di case. È un organismo vivente. Un quadro nel quale l'artista ha trasformato con la sua visione la realtà in modo da far risaltare mediante l'esagerazione i suoi caratteri essenziali. C'è poi la bellissima frase di Pietro Citati, insigne letterato italiano: non amare Dickens è un peccato mortale. Chi non lo ama, non ama nemmeno il romanzo, e non capisce che l'arte dell'Ottocento ha forse raggiunto il suo culmine quando ha mescolato il folle riso con la più imperterrita discesa della tenebre. E in effetti, faccio una confessione: quando io ho letto l'Origine, l'edizione integrale, ci sono stati dei momenti, e non lo dico per
per esagerare, no, dico perché è vero con la verità, in cui da solo come un matto, io ridevo come un matto sul mio, sulla mia poltrona, no? Perché? Perché la, sono momenti anche drammatici in cui magari mi un po' di gruppo alla gola, ma i momenti di grande rivalità, di comicità che è in grado di costruire, sono assolutamente indimenticabili, soprattutto nella rappresentazione di alcuni personaggi, che sono personaggi un po' come i personaggi del maschere del teatro latino, eccetera, che sono archetipi e che ritroviamo, noi li ritroviamo quotidianamente. In particolare c'è un personaggio che è Mr. Micawber, che è un cialtrone di dimensioni straordinarie, sempre inserito in qualche vicenda enorme, è altisonante nell'esposizione delle sue cose, è sempre al centro di qualche cosa, è inutile dire che è sempre indebitato a una famiglia che avendone riconosciuto, come un enorme cialtrone, lo maltratta, eccetera, e vieni in giro, io mentre lo leggevo mi venivano in mente personaggi che avevo incontrato nella mia vita e che venivano rappresentati come se non fossero passati da allora 150 anni, come se fossero, ancora. È un romanzo di figure che ricorda, nel mentre si sviluppa tutta la sua avventura umana, che parte fin da quando è un bambino. E la mamma è un bambino orfano di padre, con la madre che si risposa con il comunque lui si trova per un patrigno che è un violento, che è un cattivo, eccetera. Lungo il sentiero nel quale si sviluppa la vita del nostro eroe David Copperfield, come un insieme di alberi, un filare che accompagna questa strada, noi troviamo tutte queste figure, una più straordinaria dell'altra, che rappresentano tanti tipi umani. E quindi abbiamo la zia di David, che è brontolona, ma è spassosa, ecco, ad essere brontolona è spassosa, ecco, ad essere capace di inserire e di diluire la situazione più tragica e renderla visibile. C'è Agnes, creatrice angelica, c'è Emily, che è diciamo una figura importantissima nell'infanzia del nostro protagonista, no? Ma che nello stesso tempo però ci dice anche che l'infanzia non dura. No? C'è questo Micawber, che è un brigante, un briccone, che da un certo punto di vista, per usare un'espressione particolarmente felice, è perseguitato dalla fortuna, perché alla fine riesce sempre a cavarsela. Riesce sempre a cavarsela, ma questo... persino in fondo al romanzo, per una serie di circostanze, Micawber uscirà da questo romanzo, che non vi dico naturalmente perché davvero mi sarete grati se non l'avete già letto quando lo leggerete, e per una serie di circostanze assolutamente fortuite, Micawber riesce a farla franca, ma non solo, riesce a farla franca bene, riesce a dare una svolta. Una svolta alla sua vita, una svolta di quelle estremamente significative. E mamma mia, giù in fondo al nostro romanzo, vedete, è proprio in fondo, per una ragione che non dico, Micawber può raggiungere David Copperfield soltanto per via con un'epistola, con una lettera, quindi gli scrive: egregio signore, anni sono trascorsi da quando ebbi il destro di contemplare corporalmente i lineamenti ora familiari alle fantasie di gran parte del mondo civile. Ma, caro signore, per quanto impedito dalla forza di circostanze indipendenti dalla mia volontà di frequentare l'amico compagno della mia giovinezza, non ho voluto ignorare il suo volo sovrano. Qui siamo a David Copperfield, che è diventato scrittore. E questo suo compagno di sventure di tanti anni prima, che quindi lo raggiunge con questa lettera, no? Né sono stato escluso, benché fra noi fosse l'immenso mare, questa è una citazione di Burns, dai festini spirituali che egli ha voluto imbattersi.
qui si sente tutta la prosopopea di questo strano personaggio, tutta questa enfasi espressiva che lo rende indimenticabile. Non posso quindi permettere che di qua parta un uomo che entrambi rispettiamo e stimiamo senza cogliere, mio caro, questa pubblica occasione di ringraziarvi per parte mia e se posso aggiungere per parte di tutti gli abitanti al godimento dei quali voi provvedete tanto instancabilmente. Continuate, mio caro, non siete ignoto qui, è un qui lontano, non siete senza onore, benché remoti, noi non siamo senza amicizia, né malinconici. Continuate, mio caro, il vostro volo d'arme. Tra gli occhi levati a voi da questa plaga del mondo, sempre ci sarà, finché avrà luce la vita, l'occhio appartenente a Wilkins Micawber, e non dico la qualifica con cui si firma. Perché, allora, è una prosa molto altisonante. Uno potrebbe pensare che sono 1000 pagine così. No, non sono 1000 pagine così. Sono 1000 pagine di un linguaggio, anche perché sono fiori di traduzioni, questo in particolare il papese. È un linguaggio estremamente moderno e noti appunto il ricorso a una retorica, come si può dire, una retorica, diciamo, anche insostenibile, proprio come elemento che caratterizza il personaggio, ma è sporadica questa cosa qua. Il libro scorre. E oltre a Micawber, che come avete capito è il personaggio che io amo di più, oltre a David ovviamente, e c'è Tommy Tados, che è un compagno di scuola, c'è Peggotty, la bambinaia buona, ci sono anche i cattivi, c'è Uriah Heep è uno dei personaggi più bastardi che si possano individuare, e è un maneggione, un trafficone, ipocrita, falso, laido, viscido. Torno un attimo alla trasmissione televisiva degli anni 60, io non me lo ricordo per l'attore come si chiamasse, ma io nella mia memoria ce l'ho lì, perché tu vedi questo brutto pezzo di merda, scusatemi, ma quando ci vuole, che glielo vedevi in faccia che era proprio cattivo e la recitava così bene, tanto è vero che poi lo usarono anche in altri sceneggiati di Dostoevskij, eccetera, dove faceva delle brutte parti anche lì, no? Ma il regista televisivo Maiano aveva scelto quel personaggio lì in maniera azzeccatissima, che subito le leggeva in faccia cos'era, perché Dickens nel suo romanzo lo costruisce e alla quinta parola tu hai già capito che è una brutta persona e che lo odierai fin quando sarà presente nel romanzo, nello sviluppo del romanzo. C'è un vecchio compagno di scuola di David, che poi rincontri da sempre amici, che poi rincontri, anche quello è un cattivo, perché alla fine commetterà un'azione malvagia, alla fine si renderà protagonista di una bruttissima cosa, ma è un cattivo diverso, è un cattivo cattivo, e poi le modalità con cui verrà, diciamo, tolto dal romanzo, lo renderanno perdonabile, cioè alla fine anche questo di cui leggo, dove non me lo ricordo, Steerforth, ecco, alla fine ce lo ricorderemo comunque bene, ecco, diciamo, la fine riscatta tutto, il modo in cui sparisce il romanzo riscatta tutto il ruolo che ha avuto il romanzo, tra l'altro un ruolo altalenante, perché inizia, non è che nasca cattivo, anzi, al contrario, è un personaggio importante per la storia individuale di David, però a un certo punto commette una di quelle cose irreparabili che ti condizionano, e anche perché è un esuberante, è il classico giovane che rimane giovane per sempre e che a questo suo essere giovane, costantemente giovane e a questo modo inutile in cui invece matura, perché appunto non comporta grandi risultati sul suo modo di vivere la vita, no? Lo rende sempre disponibile a ogni genere di avventure, perché è un avventuroso e talvolta un avventuroso può diventare anche un avventuriero, e una di queste avventure appunto
anche l'insieme dei personaggi fanno sì che la lettura sia godibilissima. Ci sono molti colpi di scena messi insieme con grande maestria, sono tante cose che si intersecano e che vanno a costruire una vicenda corale estremamente gradevole. Ma non è proprio, e questo voglio ribadire, non è tanto la trama alla fine l'elemento trainante, l'elemento più importante del romanzo, ma è appunto la capacità di mettere insieme tutta questa galleria di personaggi straordinari. Prima ho detto che se c'era un tema sul quale sarei ritornato, che era quello relativo alla superficialità, perché in effetti tutto si può dire, non deve sembrare contraddittorio con quanto succede, tutto si può dire di personaggi di Ricoperti, ma non che siano scavati con una indagine psicologica di quelle eccessive. In realtà, se c'è un'accusa che da qualche parte è una critica, un'opinione, è che i personaggi suoi, cioè tutte le introspezioni, dell'aspetto psicologico dei personaggi è lasciata in parte, non è un grandissimo psicologo. Ma anche qui però, ecco, per intenderci, più o meno gli anni sono gli stessi. L'altra volta quando parlavo di Dostoevskij, dicevo, citando Pasolini, è l'autore che ha reso necessaria la psicoanalisi. Se ci pensate è una frase esaustiva, perché cioè la scienza arriva dopo la letteratura, confermando che la letteratura è la scienza di tutte le scienze, perché nella sua analisi ha reso necessario spiegare in termini scientifici questo insieme di procedimenti che aveva catturato a livello artistico, intuitivo. Però gli anni più o meno sono quelli, siamo lì, siamo sulla metà dell'Ottocento, non è così Dickens, non è quella roba lì. Però c'è una complicità, e c'è non una complicità, una collaborazione col lettore. Perché? Perché la lettura di quest'opera ci affida tutto sommato anche un ruolo abbastanza creativo, se vogliamo, arbitrario, ma creativo. Perché andiamo a inventarcela noi, come può fare un regista quando sceglie, quando c'è la trasposizione di un'opera al cinema, così il regista sceglie i personaggi, sceglie anche, come dire, la caratura. È un fatto soggettivo, anche a teatro, se no non si capirebbe perché 600 anni che si replica, 600 anni che si replica Shakespeare, no? Perché ciascuno poi alla fine inserisce l'elemento personale, l'elemento creativo individuale, eccetera. Questo, in questo romanzo, è un ruolo che noi possiamo ritagliarci abbondantemente, cioè è vero, sono un po' rossissimo, un po'... però tutto questo diciamo sostrato psicologico possiamo andare a inserirlo, perché in effetti è un po' come nel teatro delle marionette, no? Marionette non ignorano l'aspetto psicologico, raccontano l'avventura, ma in questo modo comunque riescono a rivelarci verità anche inquietanti, no? E questa scelta creativa di fermarsi alla rappresentazione della parte esterna più grottesca della realtà, costruendo quindi dei personaggi che talvolta possiamo anche immaginare, per intenderci, prima parlavo di Uriah Heep, ma non hai dubbi, sai già cosa farà, non sai bene cosa farà, nel senso
perché non sai bene qual è l'evento che vivrà successivamente, ma tu lo sai già come si comporterà. Si comporterà male, perché è un delinquente, perché è eticamente un criminale. Michauder, tu non sai in quale impresa sconclusionata andrà a finire, ciò nonostante sai già come si comporterà, perché è Michauder. Quindi diciamo, non c'è la finezza e la... come dire, l'apertura di tanti scenari di tipo psicologico, perché introspettivamente i personaggi si invertono, cambiano, eccetera. Però questo, e quindi diciamo in qualche modo sono abbastanza automatici. Da un certo punto di vista, quindi potremmo dire che le vite di questi personaggi, dal punto di vista letterario, sono in un qualche modo, non dico sclerotizzate, però ben strutturate. Ma però la grandissima capacità dell'autore è proprio di andarci dentro a deformarle, a interferire, a elaborarle, a destrutturarle, talvolta anche con crudeltà e sempre con una energia che ci coinvolge. Perché concludo. La cosa più straordinaria di questo libro, che quando si inizia a leggere, ci si chiede ma ne verrò mai fuori da questa roba qua, tolto ovviamente perché un po' di, diciamo, sono passati comunque 150, 170 anni circa, quindi in qualche modo ci sono dei passaggi forse un pochettino faraginosi, un pochettino delle lungaggini, eccetera. Ma complessivamente è un volume che scorre, coinvolge, tira dentro chi lo legge e gli riserva, davvero, gli riserva un piacere difficilmente dimenticabile. Io sono convinto che se qualcuno vuole, premesso, se qualcuno che non l'ha già fatto, prima di me magari, voglia provare l'avventura di leggerselo, successivamente me ne sarà grato, non tanto che io non ho fatto niente, lo sono suggerito, non è che ho fatto niente di che, però me ne sarà grato per avere, come dire, ricordato che fra gli scaffali, degli scaffali delle librerie, ormai purtroppo contengono anche tante cose aberranti, tra voi anche i libri che scrivo io, e fra il campare del gruppo, che ci sono anche dei libri assolutamente straordinari, che assolvono nella maniera più sincera, serena, immediata, una delle grandissime funzioni del libro alla fine, che è quella di divertire chi lo legge, di divertirlo magari, come dire, arricchendolo un pochino sotto profilo linguistico, sotto profilo umano, sotto profilo del gusto, ma alla fine un libro deve divertire, che è il problema che molto spesso, concludo, compromette l'attività di insegnanti, di tecnici veri, di persone qualificate che ne parlano, che magari riescono a trasmettere tutte le informazioni possibili ai nostri ragazzotti di scuola media o così, tutte le informazioni possibili su quell'autore, sulla storicizzazione, su come è inserito nelle catene, e magari non riescono a inserire l'unico elemento assolutamente straordinario che non va mai dimenticato, che è quello del grande amore per l'opera. Avrei finito, ma non ho finito perché voglio ricordare a tutti voi presenti che probabilmente siete interessati, diciamo in qualche modo, anche magari a parole più consapevoli e anche se meno entusiaste sulla letteratura, che il 24 febbraio, che è un venerdì, alle ore 20:30 qui in biblioteca ci sarà qua una docente di letteratura italiana dell'Università Cattolica, si chiama Carlo Moroni, che è una cara amica, e che presenterà un suo volume sul Novecento, un volume che si intitola Appunti sul mio, cioè sul Novecento, no? Che propongono quindi una scelta di opere, linee, autori, eccetera. Perché
io caldeggio questo incontro e sembrerebbe contraddittorio quello che ho detto prima, perché ci troviamo in presenza di una professionista che di questa roba, cioè il suo lavoro, lo insegna all'università dopo aver insegnato nella scuola eccetera, che però lo fa in quel modo, quel modo che va bene per noi, che ce lo rende, che ce lo fa amare, che ce lo rende senza far venire in meno ovviamente tutto l'aspetto tecnico, diciamo, tutto l'aspetto di competenza professionale. Io vi ringrazio, ho una mezza idea invece prossimo di portare un grande collega francese che si chiama Maupassant. E probabilmente sarà interessante andare a chiacchierare un po' di questi giornalisti di questo demi-monde parigino di quegli anni. Vi ringrazio, buon appetito!